Dolcezza, ben approdati i miei vecchi fornelli. Oggi andiamo a preparare le zeppole di San Giuseppe. Partiamo subito con la crema, così intanto che si raffredda andiamo poi a realizzare la pasta choux. Quindi come prima cosa ci servono due tuorli. Il bianco non lo buttare perché serve per altre preparazioni. Io ci farò dei biscotti, di cui naturalmente poi vedrai la ricetta. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo. Vuoi fare anche tu le zeppole, amore? Gne gne gne. Aroma alla vaniglia oppure bacca di vaniglia. La fecola di patate setacciata. E in ultimo il latte. Portiamo sul fuoco e facciamo addensare. Mi raccomando, fuoco basso e mescoliamo continuamente per evitare la formazione di grumi. Ecco che si sta addensando e comunque si capisce che è quasi pronta quando questa schiuma esterna sparisce e diventa tutta gialla. Il colore è dato dai rossi dell'uovo. Possiamo procedere con la creazione della pasta choux. In una pentola capiente versiamo acqua, burro tagliato a tocchetti ed un pizzico di sale. Accendiamo il fuoco e facciamo sciogliere mescolando con un cucchiaio di legno. Quando il liquido inizierà a bollire, versiamo la farina tutto in un colpo e mescoliamo velocemente. Dovremmo formare una palla che si stacca dalle pareti. Già io ti ho fatto vedere questo tipo di preparazione tempo fa. Trasferiamo in una ciotola. Allarghiamo al centro, così da facilitare il raffreddamento, e incorporiamo un uovo alla volta. Non devi inserire l'altro finché il primo non è assorbito del tutto. Andiamo con il secondo. Qui ci vuole un pochettino di olio di gomito, però poi il risultato ne varrà tutta la fatica. Ed in ultimo il terzo. Vedrai mano a mano che inserirai le uova che cambierà il composto di consistenza. Questo è come si presenterà alla fine. Perfetto, prendiamo un foglio di carta forno e creiamo dei cerchi del diametro di 6/7 cm. Distanziamole l'una con l'altra perché ora le andremo a ritagliare. Allora, ne ho fatte 6 con due giri, le altre le voglio fare un pochettino più spesse. Vediamo quali vengono meglio. Niente, alla fine ci ho fatto a tutti e tre giri perché mi piaceva di più. Adesso andiamo a tagliarle singolarmente. Questo ci faciliterà la frittura. La carta forno ci aiuterà anche a mantenere la forma. E poi faccio così. Per friggerle ti basterà adagiarle sulla schiumarola e immergerle nell'olio caldo. Ed eliminare la carta. Guarda già come stanno venendo bene le prime. Il mio consiglio è di farne al massimo due per volta, perché come vedi crescono tantissimo, raddoppiano il loro volume. Devono diventare belle dorate, quindi questo bianco cadaverico non lo vogliamo vedere. Te ne voglio fare vedere già due pronte per farti capire la differenza tra bianco e dorato. Cosa importante è anche quella di girarle, così si cuociono da entrambi i lati. Appena pronte, vanno scolate su un foglio con carta cucina. Altra cosa che voglio fare insieme a te è quella di aprirle da appena calde. Visto che bucone? Sinonimo di una fantastica lievitazione. Al sottofondo musicale ci pensa mio figlio, che anche lui approva questi dolci a quanto pare. Composizione delle zeppole. Prendiamo la nostra zeppola, l'appoggiamo sul piatto da portata e ci aggiungiamo la crema. A me è venuta piuttosto liquida, ma se vuoi puoi farla anche più solida. In questo modo potrai fare una sorta di ricciolino. Zucchero a velo. E al centro le amarene. Ed è subito San Giuseppe.